La prima linea della metropolitana di Monza con 7 stazioni sarà terminata nel biennio 2030-2031. Il sindaco del capoluogo Paolo Pilotto spiega tempi, modi e mezzi per la realizzazione di quest'opera tanto attesa nel suo intervento a Unica Talk Monza in onda il martedì alle 20:20. Noi lavoriamo alla media di 3 incontri alla settimana legati a metropolitana, uno esclusivamente interno, solo fra tecnici, uno misto giunta e tecnici il martedì. E uno fra tecnici di metropolitane milanesi, comune di Milano e comune di Monza, qualche volta anche con regione, per verificare tutto quello che serve per chiudere la progettazione esecutiva. Per dirlo in modo semplice, noi abbiamo in questo momento un obiettivo biennale. Dentro il 23 e il 24 dobbiamo far restare la realizzazione della progettazione esecutiva delle 7 stazioni, quindi 7 cantieramenti e 7 restituzioni alla città di Monza. Il tempo per poter costruire il bando e il tempo per l'assegnazione dei lavori. Quando secondo lei ci sarà la metropolitana? Quando arriverà? Il cronoprogramma di questi 2 anni dice che se assegniamo i lavori a fine 2024, in 6-7 anni, mediamente una metropolitana, viene, una linea metropolitana dell'entità di cui stiamo parlando noi, 6-7 stazioni, viene costruita in 6-7 anni. Per cui dal 24 più 6-7 vorrebbe dire 30-31. Noi stiamo rispettando i cronoprogrammi che ci siamo dati già nell'anno del 2022 rispetto a questi tempi. È ovvio che poi bisogna essere pronti anche a eventuali inconvenienti. Però l'obiettivo Certo. è essere attenti a rispettare i tempi che riguardano noi e su questo stiamo lavorando bene.